L'amore è un sentimento limpido e puro. E come tale andrebbe espresso. Ma il linguaggio di chi ama è spesso pieno di parole non dette. Noi, stasera, cercheremo di esprimere le parole più belle dedicate all'amore. Parole che solo i poeti sanno scrivere, che solo i poeti sanno esternare, dando ad ognuna di esse il giusto peso specifico, affinché il lettore o l'ascoltatore possa rispecchiarsi ed emozionarsi. Lo faremo con l'indispensabile ausilio della musica, che innalza le parole in una dimensione sublime, il mix inscindibile di bellezza. Ecco, stasera vivremo delle emozioni forti attraverso le parole di due poeti che stanno scrivendo pagine importanti nel versante della poesia siciliana. Uno è trapanese, l'altro è di Castellammare del Golfo, due anime legate da un'unica passione, Nino Barone e Giuseppe Gervino. Io e mia moglie ne teniamo sempre per mano, ma se no ne pigliamo a tempolate. Io e mia moglie ci siamo 20 anni da felici, poi lo incontriamo. Mia moglie dice sempre, sti mariti non capiscono mai lo sforzo che facciamo giorno dopo giorno. Comunque certo, lo sforzo di spendere il nostro stipendio. Se mai la moglie usasse un semola, la facciamo felice, fossero più frequenti. Secondo come è fatta mia moglie, gran femmina di casa, tutta amore. Siamo arretati per avere un cameriere e tenerlo a martello a tutte loro. È meglio travagliare in deperrere e avere 100.000 di torture. No, mia moglie non è tenda, è bresosa. Ci brilla ogni centimetro di casa. Non mette mai una cosa alla rinfusa. E una vegliata, poi, capace ci passa. E sogno sempre io per dire scusa, una cosa mica tanta, te la scasa. Di certo ti sto fatto senza abusa. Moriamo, confronto, e una cerasa. Secondo sta già cosa di mia moglie, le soldi che faragno se le piglia. Mi tocca a mia di fare sempre moglie. Mi cercano le bagne a mille miglia. Picciotte me, più dura delle scoglie, non ci ave punto donne si cattiglie. Sì. Voglio parlare Peppe dell'amore. Capire il buono sto gran sentimento. Di come nasce, come poi si chiude. Di chi d'eterno.
chiedo d'un momento. Voglio capire quando ti innamori, se solo la carezza dello vento o lo sbucciare delle meglio giure, di luperchine, d'una, gioia e tormento. L'amore. L'amore mette l'uomo a grande prova. Lo porta in cielo oppure lo sotterra. Secondo certi è io che ti trovo. È causa della pace e della guerra. Quando è che nasce è sensazione nuova. Quando è che muore un zaino che mi sferra. Sento un momento, muore e se rinnova. Sei che tu eterno fino a sotto terra. L'amore cancia, d'una gioia e batoste, mi pare chisto di più che ci riesce. Trasemoci più vivoli, più toste, scopremo sto mistero che avvelisce. Perché st'amore che coltivi e imposte, a un certo punto arriva che finisce. Perché non esiste più l'amore vero. Questa società non lo insegna affatto. E tutto il valore ormai è morto. Di questo spero che ne rone altro. L'amore, la famiglia, ormai fenero. Di troppo cose lento l'uomo sta addestrato. Carico Roma e tutto lo son vero. E l'uomo, diciamo, il cuore tutto sfatto. Non parlo dell'amore in senso lato, ma chiedo che ti incucchia l'uomo e la donna. Di lui per chi si va dall'avvocato dopo tant'anni di progetti e sonna. La società, sta società ci già sento stufato per soccogare allora la colonna. La situazione è troppo complicata, non dava una base, è troppo picca. La femmina vuole essere attentata, non ci interessa fare solo a ricca. La sua valore non vuole più negata. Se no, come un acedro, un volo spicca. Sì. Tagliatelo quel vecchio schifarato. Si legge lo giornale. Vuoi un caffè? Però lo rubinetto gliel'ha aggiustato. E a maniglia si sfasciarre. Mi meritava chi sta numelato. Ah, se tornasse 20 anni in arre, auto che maritare, quando mai, che la mia vita è stato bene e guai. Thank you.
sia riguzza, lo cuore mi scricchia, picca, 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 ai, 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 moro, 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 sciacquo di lume cori, l'amore mio sei tu, ai, 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 moro, 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 sciacquo di lume cori, l'amore mio sei tu. Appena posso, vengo e poi cuttia, mi faccio un gigante dell'amore. Tu vita, tu speranza, tu luciore che ho profumato di la caseria. Appena posso, mentre saria, te rogno paro paro come altore. Passione, fuoco, goccia tesoro, è tutta, dico tutta l'arma mia. E se non posso allora ti talio, con gli occhi sempre vivoli e marioli, come se fosse l'unico come Dio, come se fosse già le mie parole, i versi più incantati, lo desio che cresce, che rimugli, che ti vuole. L'osso dopo una china sta buttato, e io che faccio? Penso sempre a te, ma tu sapevi che così abbracciata non ci deve più scoppio. Ma c'è Dio, una stida pare che mi scaccia l'occhio, come per dire... No, non stare affritto, entra in lontano, chi se non pavocchio. Tu stai tranquillo, non essere sconfitto. Pensa all'usule, chi con nanna truce non vasa mai la luna, è puro, insiste a dire avanti, a dare sempre luci, ci abbassa lo pensiero che già esiste. E l'unna, pensa all'unna del mare, l'acrobazia che fa, quando si addizza per lo suo scoglio e risavvasare, per darci una semplice carezza. Ma io voglio sapere se mi pensa, se quando piangio, piange. Se smania, se mamma ancora o già, la differenza la sopraniamo. E se scordate mia, non sogno sole, luna, scoglio, io senza dirti amore, te morissi, mi sento perso, e campare non voglio. Tu, senza l'autocino, che facessi?
sentito carizie, aspetto, amore mio. Mentre riseri e sento chi macchiana, una vagantizza muffuta, giù desio, che trasi dintra l'arma e si vantana. Aspetto le domani, aspetto ed io penso ad anno come una giurana, con le pensiere già ti faso mio, de tia, la voglia anziste e mi trapana. Pittia, non trovo manco più valore, capace di mostrare di lo bene che smisurato cresce dentro a mia. Aspetto, aspetto allora, aspetto lo tuo cuore, li tuoi carizzi, l'anima che tene, puoi diventare in semola poesia. Spuntavo sole e nasce un anno nuovo. E tu sapendo ciò che stai facendo, sapendo se capisci che sono cuprioso, se soffri come a me, se stai piangendo. Io come un forte, solo vai ferriando per lo paese, senza fare niente. Pucio un nome tuo, ti vai cercando, ma tu non ci sei, non saggio se mi senti. Sapendo se ti viene di sbagliare, allora pensate ad essere con mia. Se sante si ti stringe, passate, e mi può bene pure la fortuna. Non saggio se io, ti succede pure di sentire le passe, la mia voce. Se quando ti va a curti e sia lo scuro, mi pensi come fosse la tua luce. Spunta lo sole, nasce una gioia. Lo so che amore è una grande storia, ci sono colore e vita tutta attorno. E invece agghiaccio, piangio, soffro. Ti tiro una pietra.
esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. L'amore forse è forse l'unico sguardo che ci è concesso dell'eternità. E chi ama crede nell'impossibile. Mia che uscia lucente, che mi fa l'uscio un talome cammino, lume respiro sì, io fossi niente, si giunta visse sempre a mia vicino. Singimi ancora e poi continuamente di stato luce fammi che non chiedo. Io voglio solo sentimenti, compagni e amici del nome destino. Dormere stanotte ed una pace a sto richiamo forte dell'amore, sto spasimo che conta un abbraccio a bambo petto ed una più sapore. Basami ancora, basami, poi taci, solo una carne fino al primo arbore. Sono salato a morte con l'amore, perché me lo segnava di continuo, tra deventoso, falso, ingannatore, si divertiva con mia. E io, cretino, ingaggiava da giardino come dente, rete che maturava con massia, come un rezzaglio, presentemente. De maglie sritte, che ti incoggioria. Paria sincero, quando mi pigliava mano manuzza e mi faceva volare insieme al paradiso. Poi lassava. Mi faceva precipitare. Cogliva ogni pezzuccio del cuore, me lo fermava in una cacciaforte per non attentare giù il suo valore, per non provare giù dolore forte. L'amore lo pigliava a carcagnate, mi impossessava del suo rezzaggio, usandolo per tutta la data, mettendo alla coscienza lo luccaggio. Non la comanda giù la vita mia, non la manovra giù come un pupazzo. Mentre la secondava, si ferria sereno e mi risponde: tu sei pazzo, davvero sei convinto che puoi stare senza di mia? Ti senti tanto esperto? No, non esiste quel che lo può fare. O presto, o tardo, torno, stanni certo. Mentre lo freddo un vero incontrastato, io mi nutrigo di luto calore e cento volte dico amore, amore, non posso stare senza luto ciato. Compagna della vita, mangia, ci vuole, che non romaste lo mi seminato, mi dasti un senso ad ogni passo e tavolo, facendo mele, poi lo dovuto. Tu sei l'amore vero, o più perfetto, l'unica rosa di un meiardino che s'ha donato danno mi risento, mentre lo freddo impera di continuo. Io come un sole un fuoco al tuo petto e infuoca u cori quando stai vicino. No, non ti dico se la vita mia e non ti dico tu solo me cosa, perché tu sei già sai con le parole descrivere un sepolto, malattia che mi tormenta e le pensiere sole sono superate dalla frenesia. Lo sai so che sei l'anima mia che campa pure quando tutto muore. Di notte nato porta spirito santo.
a cui si crì un capo e per ambia. Sai, mi lo ricordo ancora di quando picciottende n'incontramo e innamorati persi ne vasamo, lo senno gioco mi discio di fora. E quando poi te disse amore, ciao, tu non decisti manco una parola e scrupolosa si da prima volta ma accarezzasti e dopo l'abbracciamo. Ci penso, sai, me lo ricordo e imparo una semplice lezione della vita, donne conosco ancora più l'amore, seppur tanti l'anni che passano, ma tiri sempre come calamita, io la bisogno e tu sei un asciugno. Non ci credete a di poete pazze, che usano parole troppo dolci parlando dell'amore, fanno sfrazzi, dicendo che tu porta sempre luce. L'amore, l'amore è un re delle giallate, ti sa regalare bene a luce. Fa un po' te spota e tu ti arremazzi, ma poi alla fine è a cuore, a luce. È un moscio munzugnano, cancia faccia, una via migliara, ma per convenienza. Ti muscia la più bella, ma tu stacci al rasso, non ci dare confidenza. Se più lo incontri, io ti dico faccia, alleggio, non usare l'angoscienza. Per chi si pasce d'India, se un po' in baci, mantieni lo distacco, la prudenza. La volta lo incontrare, se mostravo, si mostrava una bellezza tale che parià di un altro mondo, come mi incantava. Non saccio dire come mi sentiva. Adagio, adagio, prima mi ammagliava una lasotila, fu una magaria. Senza pietà poi invece mi ammazzava. E me la stavo di anteria, e in agonia. Ora nasci per te, non hai rimorsi. Ora essere buono, sì, ma tanto morso. Amore mio, che fai della mia vita? Un campo di ciurette profumate. Pittia, pittia, sostanza delle mie giornate, stenno un valore d'anima pulita. Goccia d'amore e ciato, serenate, per farne
una favola di seta, magica, dolce, tenera, scolpita in capo alla roccia dell'innamorato. Anima pura, Mattia, che sempre d'une, amori e solo amore, sti valori ti vanno lentamente accarezzare, mentre il tempo giastolo, la giune, si va portando tempo, dal cuore resta l'odore di un osso amare. Come lo sapete? Come lo sapete quando vanno le storie che finiscono? Lasciate allo destino legge, abbandonate. Esiste un posto dove se ne stanno a piangere, a pensare, a munzeggiare. E se tu esiste, dove? Sopra fanno. Se lì che fedete per un ganno che c'ha, però o sono solo rassegnati. Secondo me, se parlano già legge, contando se speranze e delusioni. L'amore non è solo cose buone, ci dice una all'altra. Quale stitto, quale carezza, è solo confusione, è sciaglie, butterate di capito, è fuoco. È fuoco anzi da quando le faite aggiungono una cosa, la passione. Io invece non la penso come Mattia. Lutò non era amore, ma tormento. Se avessi stato vero sentimento, avessi stato amore, alla furia. Lo mio fu uno di chesse e ogni momento passato lo ricordo con allegria. Ah, se ci penso ancora, quanta nostalgia. Fu lo destino a dare impedimento. Queste cose me le stai immaginando. Però, si storia. Dove siete mai?
dura quando lo vendo. Piglia bellezza, piglia corna. L'amore comincia con lo canto e finisce con lo chianto. Fimmela che dire, t'ha detto sì. Ma lo sai che spazio, ma ritiro. Quasi quasi mi ritiro con lei. E arriva la nuova stella. Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti. Prima di concludere, dei ringraziamenti e poi focalizzarci su quello che è l'essenza di questo spettacolo di stasera. Allora, dobbiamo ringraziare delle aziende che sono state sensibili a questo progetto: la IMC Industria Siderurgica Cardinale di Trapani, la Elettromarket Barone di Trapani, il Bar Flower di Castellammare del Golfo e l'Antica Brace sempre di Castellammare del Golfo. Poi dei ringraziamenti vanno fatti a chi ci ha aiutato a realizzare lo spettacolo. In primis avete visto questa bella scenografia realizzata da Rosaria La Rosa e... un tocco di sicilianità, ecco la sua galleria d'arte che è un focolaio di cultura trapanese e insomma, è sempre sensibile ai nostri progetti, davvero grazie. Poi lo avete visto girare qui a fare delle foto, il nostro Lorenzo Gigante, che è... Questo Lorenzo Gigante che è sempre anche lui sensibile a questi eventi, lo trovate sempre in giro per Trapani e provincia e mette sul suo meraviglioso sito internet www.trapaninostra.it le foto di questi eventi che realizza. Io vi consiglio sempre di andarla a visitare perché Trapani, la provincia di Trapani, la trovate nel suo sito. E un ringraziamento anche a Ola Collica che ci ha fatto le... fatto le riprese video di questa serata, verrà trasmessa sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook di TVBN, è una web TV che è curata dal nostro Nino Barone e lì trovate anche lì tutta una serie di documentari che riguardano il costume, società, intrattenimento, sport, ma soprattutto la cultura trapanese. E infine mi corre l'obbligo di ringraziare l'APS Don Bosco che ha messo a disposizione questo splendido teatro in una città dove è difficile fare teatro, insomma è un gioiellino che
ci mettono sempre a disposizione e questo, diciamo, li ringraziamo. Adesso andiamo ai protagonisti della serata e cominciamo con il maestro Giovanni Sonoli. Complimenti, complimenti davvero maestro, soprattutto per gli arrangiamenti originali che abbiamo potuto apprezzare. Anche, ma soprattutto nei canti, davvero complimenti. Qui credo poche parole, un applauso al talento di Betty Maimone. L'ultimo brano Cori era stato realizzato da Francesco Labita. Che tra l'altro è qua. Che tra l'altro è qua. Che ha fatto la sorpresa. Francesco Labita. Un ringraziamento a Valentina Eterno. Ecco, gli affezionati di VBN la conoscono perché è una delle protagoniste di Donnino e la figlia straviata. E allora, poi Anna Marra. E infine, dulcis in fundo si direbbe, i due mattecchioni della serata, Nino Barone e Enzo Cervino. Sarebbe bello che voi, insomma, spiegaste un po' il senso di questa serata, il motivo per cui siamo qua, da dove partiamo e dove vogliamo anche arrivare. Buonasera a tutti, intanto grazie, mi associo ai ringraziamenti di Massimiliano, grazie per la presenza e nonostante il caldo siete venuti e questo ci fa molto piacere. E questo spettacolo è pensato per piazze, diciamo all'aperto, difatti lo volevamo portare, lo porteremo anche in altre piazze all'aperto, lo volevamo fare pure a Trapani, ma siccome avevamo una certa premura di poter fare questa opera di solidarietà, abbiamo voluto restringerlo un pochino, infatti è durato poco meno di 50 minuti, restringerlo un pochino e farlo a tutti i costi, anche qui al Teatro Don Bosco, in una serata sicuramente calda. Lo presenteremo in altre località, Castellammare ci aspetta, Calatafimi ci aspetta, però in formato un pochino più ampliato. Peppe, sì, vuoi dire qualcosa? Sì, ampliato appunto, perché vogliamo portarlo nella sua interezza, cioè un'altra parte teatrale. In questo abbiamo tagliato una parte teatrale, abbiamo dato più spazio alla poesia, in quello intero ci sarà meno poesia e più teatro. Emanino ha spiegato perfettamente il motivo. Intanto dobbiamo ringraziare il pubblico, perché nonostante il Covid, nonostante il caso, nonostante siamo in caso chiuso, quindi grazie veramente. Anche perché abbiamo amici che sono fatti il tampone proprio per venire qua. Sì, sono tamponati. Sono tamponati. All'inizio dell'incidente. Sono tutti assicurati. No, ma ne mette due all'inizio che abbiamo cucito. No, esatto. Buona costellazione perché guardiamo, siamo tamponati. Lui è tamponato. Invece dobbiamo fare una pausa a Ciccio Labita, Francesco Labita. Ciccio perché... Labita, io no, non conosco, bravo. È il marito di me. È solo perché sei il tuo marito, io ti dico bravo. No, non solo perché è in gamba, intanto perché non mi ha avuto. Quindi, insomma, per me è in gamba perché è marito di Betty. Punto di vista. No, perché stasera lui è l'emblema del senso dello spettacolo, dell'amore. Lui aveva detto alla moglie che per causa del lavoro non poteva essere presente. Invece si fece licenziare e venne a casa. Bravissimo. Ovviamente. Io ti ci pensavo un cavallo che aveva messo con te. Ora va bene. Lo Inter è contento, appena arrivo nella casa. No, veramente, grazie Francesco. Tanto complimenti per la bellissima canzone. Perché l'ultima canzone è stata scritta da Francesco per la moglie. Quindi, vedete. Mi risulta che gli abbia fatto una serenata. Sì, ha fatto una serenata. Lui ha fatto proprio... Allora, volevamo parlare dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Ci abbiamo provato. Esatto, spero che lo spettacolino vi sia piaciuto. Ma sì, ma al posto non lo sento, quindi secondo me non ci piace. Oh. Sì, no, andiamo al momento clou della serata, insomma, il motivo per cui siamo qua era una serata di beneficenza.
per cui chiamo qua Anna Elena Battiata, che è la presidente della mentre quando era la salita, la presidente dell'associazione. Carissima. Aspetta. Prego. Presidente delle luci del dopo di noi. Allora. La vedete così piccola, ma questa è una grande donna, ve lo assicuro. Io la conosco da ormai da qualche anno, le emozioni che è riuscita a darmi questa piccola donna sono davvero indescrivibili. No, vedi che c'è tua moglie, che tipo di emozioni? No, emozioni di altro genere. Ah, di altro genere, di altri generi. E infatti diciamo, dice, dalla serata, l'amore comunque che ho condiviso in ogni parola, diciamo, mi hanno toccato, perché l'amore da parte mia è immenso. Ovviamente ed è vario, perché oltre a essere la presidente di un'associazione per ragazzi con disabilità, sono la mamma di una ragazza con disabilità e ne ho un'altra più piccola. Quindi dico l'amore così basso e vario perché si trasforma e beh. Alessia c'è. Sì, Alessia. Alessia è qui, la salutiamo. Ciao Alessia. Ciao. Anche è stata brava. È stata brava, ci stavo aspettando. Sì, ogni tanto sentiva la sua voce. E dicevo è vario, e parlando da mamma non presidente, perché mi sento più mamma che presidente solo sulle carte, e dicevo in effetti l'amore è qualcosa di universale, è un amore incondizionato, quello verso mia figlia è un arricchimento della mia persona, perché grazie a lei è nata la mia associazione, è formata da un gruppo di famiglie e che lavorano sul dopo di noi. Il dopo di noi, perché oggi io mi rivedo accanto a una figlia di 22 anni e i problemi da quando era piccola ad oggi sono cambiati, si sono accentuati e le difficoltà sono tanti, perché non abbiamo nessun aiuto da parte delle istituzioni. Poi non parliamo locali, perché a livello regionale è ancora peggio. Però voglio dire, questo, il dopo di noi, è un progetto abbastanza faraonico, perché pur essendoci la legge e i fondi sono carenti, non bastano, e quindi si lavora a questo progetto arrivando ad altre vie, ad altre strategie. Infatti attraverso mia figlia ho ascoltato per alcune parole, l'amore è veramente qualcosa, non è impossibile, perché ci si inventa di tutto per arrivare a diversi obiettivi, e il mio ovviamente è immenso, perché non finisco mai, è un evolversi grazie a lei. Proprio giorni fa ho vissuto un'emozione immensa, abbiamo vissuto, c'ero anch'io, c'era anche Nino che mi ha fatto il regalo attraverso il video, e vi voglio dire, e noi genitori, pur andando avanti, combattendo, diciamo, dimenticando tutte le difficoltà che incontriamo, pensiamo molto al dopo di noi. E io ho voluto fare una festa grande per mia figlia, perché ho riflettuto che mi ritrovo una figlia di 22 anni, senza amici, senza ovviamente poter uscire, perché i suoi unici amici sono i genitori che ovviamente l'affiancano ad altre persone, perché devo ringraziare tutti voi e anche coloro che fanno parte della vita di Alessia e mia a livello sportivo, che sono qua presenti, a livello associativo, a livello umanitario come voi qui stasera, e ovviamente hanno condiviso con me un momento particolare, perché mia figlia purtroppo, io da mamma non avrò mai il piacere di festeggiare le sue nozze, e quindi visto che ha finito un percorso che era quello del diploma, ho voluto festeggiare questa festa come se fosse il giorno delle sue nozze, e ho invitato tutti i familiari e gli amici, le persone più care, e quindi abbiamo festeggiato, abbiamo fatto una festa, ed è stata un'emozione veramente unica, perché in quel momento non pensavo tanto al diploma, in quel momento nella mia mente passavano tante altre cose, e quindi è stato un ricordo che porterò per tutta la vita e che ho dato a mia figlia in questo giorno particolare. Anna ha parlato
delle luci del dopo di noi, sì. Costruire il dopo di noi. Chi ha dei cari con disabilità e a volte si chiede, soprattutto quando si è genitori, io c'ho il mio, si chiede cosa sarà per questi ragazzi quando noi genitori non ci saremo più. Ecco, la nostra manifestazione di stasera vuole essere una goccia nell'oceano per costruire un piccolo mattoncino del dopo di noi stasera. Certo. Quindi a nome nostro, tu ci hai ringraziato, siamo tutti noi che ringraziamo te, la tua associazione e quello che fate. Grazie, comunque ne approfitto per dirvi che abbiamo una pagina Facebook, Le Luci del Dopo di Noi, quindi ci potrete seguire attraverso i social, anche se questo è un periodo dopo il lockdown che ovviamente ci ha penalizzati di svolgere le attività, ma riprenderemo presto, speriamo. Stai qui grazie con noi, a stai tutti. Qui con noi. Allora, raccogliamo quelli che sono stati i frutti della vostra generosità, peraltro mi associo a, come dire, ai ringraziamenti fatti da Peppe Gemiro per gli amici Enzo, che ormai ti ho chiamato Enzo, e insomma grazie per la vostra sensibilità dimostrata. Flavio Bomber 1 viene qui con noi per consegnarci la busta del ricavato di questa serata. Non so se c'è anche il responsabile dell'oratore salesiano, l'hai visto Peppe Verzì? No, io non l'ho visto. Non perché... scusami, ti tengo io, nel frattempo sto guardando alcune persone e non li cito tutti. Ah, ecco, grazie per le luci. C'è il nostro Alberto Crescenti, adesso a te, per te. Ora ciao Antonio Papa, ciao Vito Colomba, il padre del western siciliano è pure qui, Alberto Crescenti, il professore Vitale. E grazie davvero a tutti, grazie, grazie. Allora, Flavio ha la busta con le vostre donazioni che Flavio stesso consegnerà ad Anna Battiato. Peraltro ricordiamo che nella busta c'è anche i proventi della campagna della vendita delle magliette di Flavio Bomber, una piccola parte, perché abbiamo attivato questa campagna con Flavio e c'è una piccola parte di questo ricavato. Ecco, dai la busta ad Anna Battiato. Applauso a voi in questa casa. Grazie. C'è la scrittrice palermitana di Armalelandia, Armalecomio, cioè tutte se le sta inventando, perché lei con i suoi libri educa. Ciao Angelo. Lei con i suoi libri educa i bambini. E veramente ha presentato il suo libro a Marsala, un applauso. Maria Concetta Ernesto. E ora voglio ringraziare dai colleghi che ci raggiungono da Catini, da Ferrasini, da Cinis. Andino Gabriele, Granino Gabriele. Mio collega, professore Vitale, grazie a tutti veramente. Grazie. Ma non finisce qua. Perché c'è un'associazione a Trapani che si occupa di basket, ma è anche sensibile ad argomenti come quelli che stiamo trattando questa sera, ed è la SD Granata Basket Club, e c'è qui con noi il presidente Alessandro Aiello, che speriamo di raggiungerci. Ma c'è soprattutto, come dire, una persona che parliamo di basket, che a Trapani il basket l'ha fatto a grandissimi livelli, è stato il presidente della gloriosa squadra che addirittura ha calcato i parquet della 1, Vincenzo Garraffa. Mi dicono che il Vincenzo Garraffa è l'anima di questa associazione, e per cui insomma ci piacerebbe che ci dicesse qualcosa di questa associazione. C'è sempre un momento nella vita di ognuno di noi nel quale si cominciano a tirare le somme. Io certamente sono stato un uomo fortunato nella vita. Sono stato fortunato perché ho avuto la salute, sono stato fortunato perché ho avuto una vita intensa di lavoro, sono stato fortunato perché occasionalmente ho raccolto un testimone di una società appena retrocessa in C2, e passo dopo passo siamo arrivati nell'Olimpo del basket. Sono stato fortunato soprattutto per avere, attraverso quell'associazione,
costruito un punto di riferimento per la crescita sana della gioventù trapanese. Gioventù alla quale le istituzioni non offrivano niente, c'era la strada, c'era purtroppo qualche deviazione, e noi abbiamo realizzato un riferimento per una corretta crescita. Immettere nel tessuto sociale di una città, di un paese, il nuovo tessuto sano, fondato sull'onestà, fondato sul lavoro, fondato sul sacrificio, fondato sulla meritocrazia, fondato su principi e valori che oggi purtroppo sempre più diventano optional invece di essere riferimenti di queste gioventù, per me è forse stata la cosa più bella ancora di più dei successi sportivi che un gruppo di ragazzi sono riusciti a realizzare. Oggi la stragrande maggioranza di quei ragazzi sono inseriti nel tessuto sociale e produttivo, sono professionisti apprezzati, sono insegnanti, sono personaggi che hanno, ai quali noi abbiamo dato una delega di rappresentare questi valori nel contesto della nostra, come io amo chiamarla, piccola splendida Trapani. Tutto questo però fa parte del passato. Quando ho cominciato a tirare le somme della mia vita, io ho 77, vado per i 78, mi mancava qualcosa. Mi mancava qualcosa che era proprio l'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è donazione. Donare quello che ognuno può, per poco che sia o per tanto che sia, non ha importanza, ma è la donazione. E la donazione nei confronti di quei ragazzi, di quei bambini, di quelle creature che sono non figli di un Dio minore, ma che sono creature delicate alle quali dedicare un sorriso, alle quali dedicare un sacrificio, alle quali dedicare una iniziativa. Questo è quello che mi mancava, e guarda caso quando ne ho parlato si sono messi attorno molti di quei ragazzi che avevano frequentato le nostre palestre, che erano diventati uomini e ai quali io ho voluto dare un testimone. Perché vedete, noi dobbiamo guardare al dopo di noi, e quindi non aveva nessun senso che io fossi il presidente, fossi il riferimento, perché io la vita ce l'ho dietro le spalle, ma loro no, loro ce l'hanno davanti. E siccome sono portatori di questi valori, io ho desiderato dare a loro questo testimone, non facendo venire meno comunque tutto l'aiuto, i consigli, quello che avrò la possibilità di fare, perché questa è la cosa importante. Ognuno di noi, ognuno di voi, invece che recitare purtroppo un assioma siciliano e trapanese in particolare, armiamoci e andate, dobbiamo armarci e andarci tutti. Quindi ognuno di voi questa sera può diventare un testimone nei confronti delle persone che può raggiungere, perché prima o poi noi finiamo, ma queste creature, se gli lasciamo anche un fiore, potranno dare un sorriso. E questo il senso di questa associazione. Io mi auguro fortemente che attraverso questa associazione e attraverso queste iniziative, queste bellissime iniziative anche culturali, io sono un appassionato della lingua siciliana,
È anche un poeta il dottore Garraffa. No, carità. Io sono un appassionato e amo molto sentire, diciamo, nel nostro vernacolo, che poi è il vernacolo della lingua italiana, perché la lingua volgare non è nata in Toscana e con Dante Alighieri, ma è nata 100 anni prima con Ciullo d'Alba. A proposito di... E quindi da questo punto di vista voglio dire, diciamo, noi stiamo cercando di dare assistenza, di fare crescere inclusivamente per avere anche queste creature delicate un riferimento, e questo noi ci auguriamo di dare a queste creature. E quando dico noi, dico il gruppo, noi non coniughiamo io e tu, noi coniughiamo il noi. Noi ci auguriamo di poter dare anche un tetto, se avremo la possibilità di raccogliere attorno a noi tutte le persone che penseranno bene, di pensare per una volta il dopo di noi, come giustamente diceva la mamma di Alessi. Io vi ringrazio per quello che farete, noi vi ringraziamo per quello che farete, e do la parola al futuro. Grazie. Intanto sono onorato di ricevere il testimone da dottore Garraffa, che sicuramente ci ha trasferito, oltre che con queste sue preziosissime parole, negli incontri che periodicamente facciamo, tutta la sua esperienza e tutte le sue, diciamo, tutti i suoi desideri, che fanno parte di quello che è il nostro, di quello che ha animato la nostra associazione, cioè del voler far del bene. Detto questo, volevo solo intanto ringraziare Nino per averci invitato e la sua meravigliosa compagnia, perché è stata una splendida rappresentazione, e per questo intanto vi ringraziamo. Grazie. Ho il piacere di rappresentare un nutrito gruppo di amici, come diceva il dottore Garraffa. Ci chiamiamo Associazione Granata Basket Club, qua in sala ci sono anche altri associati, e appunto sono onorato di portare il loro pensiero. E in questo pensiero c'è anche il piccolo fiore che noi vogliamo donare all'Associazione Luce Dopo di Noi, proprio per rafforzare questa sinergia che nel tempo stiamo cercando di creare, e sicuramente avremo modo ancora più di praticare sul campo. Questo è un piccolo fiore che la nostra associazione... ...alla crescita anche dell'associazione che lavora in parallelo con noi. Quindi grazie ancora a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Vincenzo, grazie Alessandro. Grazie per la vostra presenza e per il vostro contributo. Prego, prego, grazie ancora a tutti voi per... Grazie a tutti voi per quello che fate e per quello che avete anche da insegnarci. Allora, abbiamo un'ultima testimonianza, che è quella della coordinatrice provinciale. Ma no, perché l'ultima non è importante, è pure importante. La coordinatrice provinciale Donne Acri di Trapani, nonché membro della commissione pari opportunità del Comune di Trapani, Francesca Spada. Nonché collega, eh? Nonché collega. No, come collega tua che sta, no, va bene, ma balsamo, a posto, non c'è problema, vero? Ah. Si chiama balsamo, Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito che mi avete rivolto, io sarei venuta lo stesso anche se tu non mi invitavi ufficialmente, e vi voglio proprio ringraziare tutti perché siete stati straordinari, ci avete fatto immergere dentro la parola amore, e abbiamo vissuto questo, un'oretta in uno spettacolo, 50 minuti, e dentro questa parola ci siamo immersi, siamo usciti, siamo rientrati, però il significato di questa serata, che è appunto l'amore, caro Nino, e ci ha fatto un po' pensare e riflettere. E poco fa diceva Elena, che io non conosco direttamente, ma avrò il piacere di conoscere adesso, che la bambina di Elena è anche la nostra bambina, direi che è la figlia di tutti. Quindi noi dobbiamo questa causa sposarla in primis, dobbiamo aiutare tutti questi ragazzi. Io che rappresento in questo momento le Acri di Trapani, e vi porgo i saluti del presidente, che è una donna, si chiama Giovanna D'Antoni, io mi farò promotrice di, vediamo un po' se possiamo siglare un protocollo d'intesa con l'associazione La Luce Dopo di Noi,
sono un po' stanca a salire qua questi gradini, è assurdo. Quindi vediamo un po' cosa possiamo realizzare a livello di associazione, perché le Agli sono presenti nel territorio, sono a livello internazionale, abbiamo la sede in Corso Italia, quindi e siamo un'associazione di promozione sociale. Quindi credo che potremmo realizzare qualcosa insieme per raccogliere i fondi, diciamocelo un po', perché dobbiamo aiutare questa causa. Quindi questo per quanto riguarda la commissione per le opportunità, siccome dovremmo iniziare a destilare dei progetti, vediamo se possiamo inserire qualcosa che riguarda la cultura e perché no anche la disabilità, perché allora, è fondamentale per cara questo. Francesca, questo. Se c'è da fare grazie. Bene, al prossimo io e Gervino e la nostra equipe ci siamo. Io questo lo posso fare da portavoce, quindi grazie ancora per quello che avete fatto questa sera. E noi abbiamo già poco fa dato un piccolo fiore all'ingresso, grazie. Piccolo però, ma grazie. Credo che dobbiamo fare molto di più. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie. Grazie a tutti noi, poi noi avremmo finito, ma se facessimo un bis finale... Se loro vogliono. Sì. Volete un bis finale di Betty My Boy? Aspetta, è il marito che dice. E facciamocelo fare. E allora chiudiamo. Allora ragazzi, un grande abbraccio a tutti voi, arrivederci, grazie. Signor, signor.